dottoressa Stasi, perché sostenere questo progetto? Beh, perché è un progetto complesso innanzitutto, perché la mia fondazione, la Fondazione Banco Napoli per l'assistenza all'infanzia, in accordo con Lucia Fortini, assessore per politiche sociali della regione, ha deciso quest'anno di puntare sulla povertà educativa, ma una povertà educativa intesa non solo come strumento di crescita e di accrescimento del sapere per i bimbi, ma anche attraverso la costruzione di reti educanti che potessero supportare e mantenere nel tempo ed ampliare l'offerta educativa per loro. In realtà questo progetto contiene ambedue le azioni che noi volevamo fare, quindi per noi sostenerlo è stato abbastanza semplice. Hanno partecipato ad un avviso pubblico emanato dalla Fondazione su 83 progetti. Questo è uno dei 5 progetti che è stato selezionato e sostenuto da noi perché rientra proprio nell'idea di sviluppo che quest'anno la mia Fondazione voleva portare all'interno dei contesti. Dottore, nel corso della conferenza stampa lei ha annunciato un sodalizio. Una collaborazione con l'associazione Colibrì, non a caso ci troviamo qui presso la Fondazione Premio Napoli per presentare questa iniziativa che si terrà presso l'isola di Procida. L'augurio è che a breve si possa per l'anno 2020 istituire anche il Premio Napoli Letteratura per Ragazzi. L'importanza di questi progetti, dottore? Credo che sia l'unico percorso che necessariamente deve essere posto in essere se si vuole davvero migliorare il futuro generazionale. Guardi, è un problema di crescita culturale delle nuove generazioni e anche di sicurezza. Il problema della sicurezza lo si risolve soprattutto aumentando il tasso culturale delle nuove generazioni. Procida, il mondo salvato dai ragazzini al Samorante, è un progetto, processo trasformativo, culturale, educativo e sociale che culmina in un premio che è un pretesto per fare una festa festival con tutti gli autori nel primo weekend di giugno sull'isola, ma viene da lontano, viene da una scelta di autori qualificati della letteratura migliore per l'infanzia contemporanea che una giuria tecnica composta da specialisti sceglie e all'inizio dell'anno scolastico praticamente presenta questi autori con incontri di formazione rivolti ai docenti sulla reading literacy, cioè proprio l'educazione alla lettura. Offriamo criteri, coordinate, bibliografie per poter approfondire in un'ottica di lifelong learning questi elementi della civiltà dell'infanzia che poi viene condivisa e quindi è concertata molto dal basso con tutta la comunità educante isolana. Dottoressa, quanto è importante leggere, quanto è importante informarsi, soprattutto per i ragazzi e soprattutto in momenti politici un po' particolari? Guarda, leggere è indispensabile perché la lettura non è solo acquisizione di conoscenza, la lettura è anche la capacità di interiorizzare e di acquisire strumenti nuovi per intervenire nel contesto che ci circonda. È un'arma rivoluzionaria leggere, rivoluzionaria nel senso proprio di trasformazione di se stessi e del contesto che ci circonda. Leggere è creare relazioni perché trasmette attraverso la lettura e attraverso l'interiorizzazione anche modalità diverse di esprimersi e quindi le puoi trasformare in opere teatrali, le puoi trasformare in messaggi cinematografici. Hai bisogno di comunicare con l'altro e quindi hai bisogno di socialità, hai bisogno di costruire comunità partendo proprio dal testo e dalla lettura e anche dalla scrittura, però, perché spero che i bambini che imparano a leggere siano poi bambini che hanno anche voglia di scrivere di sé, del mondo e della loro percezione del mondo. Il progetto prevede ogni anno alla fine, nel primo weekend di giugno, quando si festeggia un po' la festa conclusiva della cerimonia di premiazione degli autori, ospitiamo una comunità educante di altre realtà. L'anno scorso fu la comunità montana di Vico Equense e quest'anno ci sarà la scuola di Fiumicello in provincia di Udine, che è stata la scuola di Giulio Regeni, e ad accompagnare i ragazzi che metteranno in scena un'opera teatrale ispirata liberamente dal mondo salvato dai ragazzini, manifesto poetico, profetico e politico del 68 di Elsa Morante, che amava molto l'isola e i bambini. Ebbene, ad accompagnarli ci sarà l'insegnante Michela Vanni, che è stata anche l'insegnante di Giulio Regeni e della sorella Irene, quindi sarà un momento molto forte che connota ancora di più
diciamo, in senso di impegno civile questo progetto che intende disseminare bellezza, buone letture e pensiero critico a partire dai più piccoli.